Ed ora passiamo alla rubrica dei giochi letterari. Piuttosto che inventarne di nuovi, almeno per il momento abbiamo pensato di andare a rivisitare grandi opere letterarie del passato alla ricerca di anagrammi, acrostici, indovinelli, enigmi ed altre bizzarrie linguistiche. Ve l'aspettavate, per esempio, di trovare degli anagrammi addirittura nella Divina Commedia del Sommo Dante? Ebbene, andiamo a esaminare alcuni versi del Dante Alighieri con l'aiuto di Giorgio Weiss, che è il nostro enigmista. Però intanto ti vorrei chiedere questo: perché questa scelta? Perché subito Dante? In una ideale galleria di personaggi letterari degni di essere rammentati in questa rubrica che è dedicata a giochi e bizzarrie linguistiche, il primo posto spetta senz'altro, e non poteva essere Come altrimenti, sempre a al Sommo Dante. Dante, il quale ha saputo costellare il suo poema di invenzioni, allusioni ed enigmi che sono in parte tuttora insoluti. Per E cerchiamo di risolverne qualcuno. cominciare, prendiamo in esame il primo canto dell'Inferno. Qui il poeta, terrorizzato dalla famelica lupa che gli si fa incontro ricacciandolo indietro, si rivolge implorante a Virgilio. Tu sei lo mio maestro, il mio autore. Tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi? Aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. E Virgilio gli si offre da guida attraverso un'altra via per salvarlo dalla ferocia della belva e gli preconizza che sarebbe venuto un veltro che l'avrebbe uccisa. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, là onde invidia prima di partilla. Numerose supposizioni sono state fatte per l'identificazione del personaggio storico che si celerebbe dietro l'allegoria del veltro. Tralasciando di considerare le varie ipotesi che hanno indotto i commentatori a pensare a Cangrande della Scala, a Guccione della Fagiola, a Rigo VII di Lussemburgo ed altri, io mi pongo un differente interrogativo. Dante, per combattere la lupa, ha scelto un veltro, tenendo conto soltanto della sua natura di animale da inseguimento e presa, ovvero tenendo conto anche di motivi di carattere linguistico. Infatti, se il personaggio fosse Cangrande della Scala, è suggestivo l'accostamento immaginario fra veltro, cane e Cangrande. Ma io sono in grado anche di fornirvi una interpretazione che si poggia sul gioco letterario dell'anagramma. Veltro, infatti, è l'anagramma di Ultore. Se noi spostiamo le lettere che compongono la parola veltro, così come bisogna fare per creare un anagramma, e teniamo conto che allora la grafia di V e U era la stessa, noi vediamo che veltro si trasforma in ultore. Dante quindi, con il termine veltro, avrebbe vaticinato l'avvento di un vendicatore o ultore, per dirlo in modo poetico. Ma c'è di più. Veltro è anche l'anagramma di Lutero. Noi spostiamo le letterine, come al solito, e vedremo che veltro si trasforma in Lutero. Se questa supposizione, se questa congettura è buona, Dante avrebbe addirittura vaticinato molti anni prima l'avvento del noto riformatore religioso. Alla prossima settimana, altre spiegazioni di sapore enigmistico per tentare di risolvere insieme i mille misteri che si nascondono dietro i versi del poema dantesco. Abbiamo inserito questa rubrica di bizzarrie linguistiche letterarie perché ogni tanto bisogna anche giocare. D'altra parte giocava lo stesso sommo poeta Dante. E giocando siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Arrivederci, alla prossima settimana.